Trend moda donna 2024. Oggi vediamo insieme una selezione di capi da avere assolutamente per questo 2024. Little White Dress, la versione bianca del classico e che avete già, vero? Del Little Black Dress. Un vestito corto, abbastanza aderente, bianco. Dovete averlo anche nero, mi raccomando, ricordatevelo. Mini dress colorato per questo 2024, vanno di moda i colori. Quindi abitini corti, stretti e super colorati. Burgundy è un colore un po' scuro, un po' rosso, ma che sta bene a tante persone e ci sono un sacco di modi per indossarlo, dal semplice cerchietto all'abito, al total look. Tailleur, però non è il classico tailleur, raga, va di moda il tailleur con i Bermuda. Un po' strano e secondo me non va bene per tutti, perché abbassa molto e mette a risalto le gambe. Nude, però nude su nude su nude, quindi ci sono delle persone che vanno in giro con abiti stretti nude, sembrano nude. Non lo so se questa cosa mi piace a voi. Strati su strati, ve ne ho già parlato, ci sono dei look, che vi lascio qui, che propongono tanti strati con tante vestibilità, con tanti colori, insomma, strati su strati. Total denim, torniamo agli anni 90, si combinano anche tanti colori di denim diversi. Un tempo andava la stessa tonalità di denim, adesso se ne combinano tante diverse. La cosa mi piace molto, ci voglio giocare per qualche look. Vita altissima, grazie, grazie al cielo. Ritorna la vita altissima, così la mia pancetta che mi sono accumulata in queste ferie riesco a nasconderla. Grazie. Voi siete tipo da vita alta o vita bassa? Frange, tornano di moda le frange. Andavano di moda qualche anno fa, ci avevo fatto un video dedicato che trovate sul profilo, queste cose si ripropongono sempre. Mi piace questo trend e vi proporrò anche qualche look dedicato. Pua! Non so se la cosa mi piace o non mi piace. Magari lo inserirei con qualche accessorio, ecco, non un look total può. Il primo video con le tendenze moda 2024 finisce qui, però state connessi, continuate a seguirmi sul canale perché ne arrivano tantissimi altri.